Per far fronte a quella che è la carenza dei medici e il fatto che alcuni cardiologi hanno deciso di lasciare questo ospedale, l'unico modo che abbiamo per garantire la continuità dell'assistenza e delle attività nell'ambito della cardiologia è quello di coinvolgere una cooperativa che però ha proprio la specializzazione in questo ambito e che ci garantisce la presenza sulle 24 ore del personale medico necessario. E questo è un procedimento, un esercizio al quale purtroppo siamo costretti a ricorrere sempre più spesso in diversi ospedali di questa regione, come del resto in molta parte d'Italia, perché i medici lasciano l'ospedale e poi magari invece vengono assunti dalle cooperative con uno stipendio molto migliore e rientrano poi a fare la stessa attività dove stavano prima. Con un provvedimento di legge il governo sta cambiando questa situazione, fino a quando se ne può avvalere, lo facciamo soprattutto nelle situazioni difficili che creano appunto problemi ai cittadini. Questo è il caso, ma comunque cercheremo, aprendo dei nuovi bandi, facendo nuovi concorsi, di poter reclutare altri cardiologi per garantire la continuità. Incontrerò anche i medici che hanno deciso di lasciare questo ospedale per capire quali sono le loro ragioni, vedere magari se qualcuno cambia idea, perché l'intenzione che abbiamo è quella di far continuare l'ospedale di Gallarate anche meglio di come ha potuto lavorare nel corso di questi ultimi anni. Ma il centro dell'Aeronautica Militare è stato già utilizzato durante la campagna vaccinale, è stato un hub di riferimento, uno di quelli che ha prodotto una campagna di vaccinazione fra le migliori di tutta Italia. Ne abbiamo quindi capito le potenzialità, è una struttura che forse verrà passata gratuitamente alla Regione Lombardia. È chiaro che la nostra intenzione è di farne un grande centro sanitario dove ci metteremo una serie di attrezzature e di attività molto importanti. Lo comunicheremo però. Lo condivideremo con i cittadini, con la giunta comunale, con la giunta regionale, con tutto il territorio, lo condivideremo come idee e progetti nel momento in cui avremo la certezza che questa struttura verrà assegnata alla Regione Lombardia. Prima è inutile parlarne, in questo momento non è nostra e quindi progettiamo e aspettiamo di chiudere l'accordo con il demanio.